Ciao a tutti e bentornati. Siamo la sede Renault di Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio e finalmente è arrivata la nuova Clio. Ragazzi, ma quanto è bella! Renault Clio è stata aggiornata soprattutto nello stile degli esterni. Balzano subito all'occhio le luci diurne a sviluppo verticale, che includono una presa d'aria che punta su due ruote. Subito a seguire è stata inserita anche qui, con l'allestimento Esprit Alpine, la lama F1, che troviamo già sui modelli più recenti della gamma. Un capolavoro! L'anteriore è tanto diverso rispetto alle precedenti, ed ora la Clio risulta ancora più sportiva e cattiva. Guardate che belli i nuovi gruppi ottici. Infine all'anteriore notiamo l'arrivo del nuovo logo Renault e la griglia superiore completamente ridisegnata. Passiamo alla vista laterale, dove troviamo le decorazioni sotto porta con una nuova tinta, il badge Alpine e questi nuovi cerchi da 17 pollici che a me piacciono veramente tanto. Hanno questa parte centrale che ricorda il monodado delle auto da corsa. Anche al posteriore questa nuova Clio risulta più aggressiva. Passa da uno stile dolce e curvo ad uno stile deciso e spigoloso, soprattutto per come è stato ridisegnato il paraurti. Sembra quasi che l'auto sia più larga con queste prese d'aria laterali. Troviamo poi i nuovi fari, che ora risultano trasparenti, il nuovo logo e più in basso l'estrattore. Gli interni sono praticamente molto simili a quelli della generazione passata e sono caratterizzati da questo tessuto che ricopre la plancia e le portiere. I sedili sono molto belli e sportivi in questo allestimento Esprit Alpine, avvolgenti, con un mix di pelle e tessuto, accompagnati da queste cuciture blu. Anche il volante è molto sportivo con questa finitura traforata. Le cuciture richiamano i colori francesi. E anche qui c'è il nuovo logo Renault. La strumentazione digitale è composta da uno schermo da 10 pollici per il cockpit, mentre per il sistema di infotainment ha uno schermo touch da 9,3 pollici, con possibilità di personalizzazione. Potremmo infatti modificare le luci LED dell'abitacolo, per esempio. Sotto ci sono anche i tasti fisici, modalità elettrica, multisense, chiusura, modalità parcheggio assistito e telecamera. Spostandoci più in basso troviamo la gestione dell'impianto di climatizzazione e l'alloggio per caricare il nostro smartphone. Il tunnel centrale ha questa striscia LED sul perimetro, il selettore del cambio e un vano portaoggetti. Il bagagliaio in questa versione è da 301 litri che diventano 979 con i sedili abbassati. Il motore sfrutta la tecnologia E-Tech, quindi abbiamo la parte termica, un 1.6 aspirato, e quella elettrica, per un totale di 145 cavalli. Mica male! È in grado di viaggiare in elettrico fino a 50 km orari. Questo gli permette di arrivare all'80% di percorrenza in elettrico nell'ambiente cittadino. E se ve lo state chiedendo, sì, saranno comunque disponibili anche le motorizzazioni benzina, diesel e GPL. Che ne pensate della nuova Clio? Io posso dire di essermi innamorato. Ora diteci la vostra nei commenti. Se anche tu sei curioso di provarla, contattaci e prenota subito un test drive. Grazie per essere stati qui con noi e ci vediamo alla prossima.